Valamorghulis ragazzi, bentornati sul mondo del ghiaccio e del fuoco, bentornati anche nella playlist dedicata alla vita del nostro buon Jon Snow. Ci siamo fermati l'ultima volta con il bastardo di Grande Inverno che accettava un pochettino la situazione, maturava stando questi primi giorni alla barriera, diventando anche una figura di riferimento per le altre reclute come lui lì in mezzo al freddo e al ghiaccio. E oggi vediamo finalmente l'arrivo di una recluta molto particolare sul campo di addestramento. Arriva Samuel Tarly, un nobile del sud ed è il ragazzo più grasso e goffo ad essere mai entrato nei Guardiani della Notte, probabilmente. E Ser Alicer Thorne, appena lo vide lì nel campo d'addestramento, lui che è una figura di riferimento del politically correct di Westeros, lo chiama immediatamente Ser Porcello, proprio così, body shaming appena arrivato. Guardate. Ed è cattivissimo subito con lui perché gli manda contro Alder, che è una delle reclute migliori. Sostanzialmente Alder era uno spaccapietre. Non è Arthur Dayne. Allora, i suoi colpi sono molto lenti e sono molto prevedibili, però avendo lavorato come spaccapietre, c'è tipo le pietre al posto dei muscoli, quindi quando colpisce si sente. E lo scontro dura tipo 4 frazioni di secondo, perché Sam finisce praticamente subito a terra, sanguinante, e si arrende. Alder sarà forte, però non è neanche cattivo. Quando Sam si arrende, si ferma ovviamente, però Alicer Thorne sta lì proprio girato di cojones in una maniera incredibile e gli ordina di continuare a colpire. E Alder lo deve fare, e Sam non riesce neanche a reagire, rimane lì a subire tutti quanti i colpi e l'addestramento diventa praticamente nel giro di un minuto un pestaggio. E sostanzialmente il pestaggio finisce solo perché interviene Jon Snow, che giustamente dice no, questa cosa non è giusta, e questa cosa fa incacchiare tantissimo il maestro Darmi, perché a maggior ragione perché è proprio Jon Snow a fare questa cosa, e di conseguenza gli dice: vuoi difendere Ser Porcello? Va bene, lo farai, però contro 3 reclute. Quindi oltre ad Alder chiama altri 2 novizi dei Guardiani della Notte per lottare contro Jon Snow. Solo che Jon, come abbiamo detto, è diventato un po' una figura di riferimento tra le varie reclute e non è più da solo, ha degli amici, e quindi Pip e Gren lo affiancano e lo aiutano in questo combattimento. La Torre della Gioia è diventata. Sì. Erano 7 contro 3. Allora, va bene, lasciamo per. Alla fine la squadra di Jon Snow vince 3-0 perché Pip e Gren sono migliorati tantissimo sotto l'egida di Jon. Jon è bravo di suo perché tutto l'addestramento ricevuto a Grande Inverno paga ovviamente, e riescono a porre fine a questo pestaggio e Alicer è costretto a chiudere la sessione addestramento e lascia da soli i ragazzi. Nella serie la scena è un pochettino diversa perché in realtà Jon è costretto ad affrontare Pip e Gren che ricevono l'ordine di combattere contro Jon, ma lì Jon contro 3 avversari fa il super figo, vince lo scontro. Come Arthur Dayne. Comunque, tornando al libro, senza Alicer Thorne poi i ragazzi sono liberi di fare conoscenza, presentarsi, e sono tutti molto incuriositi da questa nuova recluta, quindi si presentano, si dicono come ti chiami e come no, e gli chiedono anche: ma perché non hai fatto nulla, perché sei rimasto a terra, non sei riuscito a lottare, neanche ci hai provato? E Sam in maniera totalmente onesta dice: avevo paura del dolore, sono un codardo e non sono rimasto paralizzato. Questa cosa sciocca gli altri compagni, prossimi compagni di Sam, perché si chiedono poi come può un uomo dei Guardiani della Notte dire di essere un fifone così a cuor leggero, cioè tu di difendere i regni degli uomini. Ricordiamoci comunque che essere uomini implica che tu non puoi ammettere mai attimi di debolezza, specie nel Medioevo. Specie alla barriera. Quindi è una cosa molto molto bizzarra. E Jon pensa un attimo a questa situazione e gli ritornano in mente le parole di Tyrion circa quanto coraggio serva ad una persona per accettare quello che è. Quindi tendenzialmente una persona preferisce mentire anche a se stesso piuttosto che accettare la verità. E per Jon quello di Sam è una sorta di strano perverso coraggio, perché Sam ammette candidamente di essere un codardo fifone bravo non a combattere ma a fare decisamente altro. E quindi magari il ragazzo nasconde in sé molto più coraggio di quello che pensa lui stesso. Questi ragionamenti di Jon sono molto belli, perché in realtà sono molto Stark. Alla fin fine ci ricordano un po' le parole di Ned
a Bran nel primo capitolo di Bran, per l'appunto, quando gli diceva proprio che è solo nel momento in cui hai paura che puoi dimostrare di avere coraggio, quindi essere coraggiosi non vuol dire non avere paura. E questo è come dimostra un tipo diverso di coraggio rispetto al classico combattiamo. Ricordiamo che noi quelle poche descrizioni che abbiamo di Alan Reed di un ragazzino impaurito nel torneo e Anna gli deve coprire pure le terga, e poi Alan Reed è quello che dovrebbe tecnicamente ammazzare Arthur Dayne. Quindi, cioè, ecco, ci sono varie forme di coraggio, di modo di esprimerlo e così via. Fatto sta che proprio in base a questi ragionamenti John decide di voler conoscere meglio Sam prima di poterlo giudicare, ed è per questo che poi, arrivata la sera, durante la cena, lo prende in disparte, lo porta sotto la barriera in modo tale che i due possano chiacchierare da soli. John lo prende da parte, gli chiede: perché diavolo stai qua sulla barriera? Come ci sei finito quassù, se proprio sei un codardo? Cosa ci stai a fare qua? Sam scoppia a piangere, un pianto a dirotto inconsolabile che solo Spettro riesce a fermare, leccando le lacrime di Sam, poraccio. E a quel punto Sam racconta di essere il figlio, l'erede di Randall Tarly, e che però è un grande condottiero. Sam non lo è. Diciamo che Randall ha sempre odiato suo figlio Sam, perché era debole, ma più cresceva più diventava fragile, più diventava grasso, e sostanzialmente l'opposto di suo padre, perché lui ha iniziato a dimostrare diverse passioni per la musica, per la danza, per i libri, per il cibo, tutte cose opposte rispetto al Randall Tarly, che è questo grande condottiero tutto spada e disciplina. E quindi per anni Randall Tarly ha torchiato il figlio, l'ha sottoposto ad allenamenti brutali, lo ha violentemente insultato più volte, umiliato in ogni modo possibile, sperando che il figlio trasformasse quell'umiliazione, quelle onte che dava a se stesso e alla famiglia, secondo suo padre, per la sua codardia, in coraggio cavalleresco, in passione per la battaglia, arrivando addirittura a chiamare due stregoni di Kat per far fare un bagno nel sangue di animale a Sam, per trasformarlo in un guerriero perfetto, ovviamente fallendo. Tutto questo poi cambiò quando Lady Tarly rimase nuovamente incinta e partorì un altro maschietto, Deacon. E da quel momento Randall ha totalmente ignorato Sam per concentrarsi sul nuovo bambino, che sostanzialmente crescendo si dimostrò migliore in tutto e per tutto rispetto a Sam. Era finalmente il ragazzo forte e coraggioso che Randall voleva. Il punto è che per un certo periodo di tempo Sam si è goduto un periodo anche di pace, perché finalmente non c'erano più tutti i stregoni vari che lo volevano trasformare, maestri d'armi che lo picchiavano. Però poi questo momento di pace è terminato all'alba del suo 15° compleanno. Quel giorno tre armigeri di Lord Randall lo portano nel bel mezzo del bosco, dove trovano per l'appunto, anzi dove Sam trova suo padre Randall intento a scoiare una carcassa di cervo, e Randall, ovviamente nel suo stile laconico, fu abbastanza chiaro: il suo erede era Deacon. Però fino a quando Sam fosse stato in vita questa cosa non poteva ovviamente avvenire, non poteva tramandare titolo e spada in acciaio di Valyria familiare a Deacon, che era il figlio migliore e perfetto sotto ogni punto di vista. Ed è per questo che Sam avrebbe annunciato pubblicamente che sarebbe entrato nei Guardiani della Notte, in questo modo avrebbe proprio rinunciato a titoli, nome, famiglia e quant'altro, lasciando spazio a suo fratello. Solo che ovviamente questa era un'idea di Randall, non di Sam, ma lo è diventata un'idea di Sam, perché suo padre gli fa capire benissimo che non aveva molte alternative. In caso in cui Sam si fosse rifiutato, lui, padre, lo avrebbe portato a caccia nei boschi e Sam sarebbe morto così, casualmente, per un incidente. Papà dell'anno. Lord Randall Tarly, Lord di Collina del Corno e miglior papà dell'anno insieme a Tywin. Tra l'altro questa scena del cervo che viene scuoiato è praticamente identica alla presentazione che abbiamo di Tywin nella serie TV, quindi
tra padre e modello, sì. Si capiscono, insomma. E poi possiamo anche analizzare il fatto che la carcassa dell'animale non sia casuale, perché è un cervo, quindi simbolo di Robert Baratheon. E vi vogliamo ricordare che Lord Tarly è stato praticamente l'unico a riuscire a sconfiggere in battaglia Robert durante la ribellione, quindi magari è un riferimento anche a questo, chissà. Comunque, se voluto o meno, è comunque interessante sottolineare questo. Fatto sta che tutta questa storia di Sam ci dimostra come questo ragazzo è praticamente l'opposto di Jon, no? Perché lui è il figlio legittimo di un grande lord, però è odiato da suo padre, non ha amici, non ha nessuno che lo ama, comunque poche persone rispetto a Jon, ed è goffo e codardo lì dove invece Jon riesce in tutto quello che serve fare alla barriera. Però proprio per tutte queste motivazioni, difatti Sam è vicino a Jon, così come lo sono Arya, così come lo è Tyrion, perché loro sono sempre i diversi, quelli che devono trovare un modo di essere accettati dagli altri, devono scalciare per trovare il loro posto in questo mondo. E quindi dopo questa conversazione con Sam, scoperta la sua backstory, Jon decide di aiutarlo e la prima cosa che fa ovviamente è riunire tutte quante le reclute ormai radunatesi attorno a lui e praticamente dire di non insultare più Sam per nessun motivo, non metterlo in imbarazzo per il suo aspetto fisico o per la sua incapacità oggettiva a manovrare una spada, perché non è la sua inclinazione. E non devono più picchiarlo, non devono più malmenarlo in maniera brutale, anche se Ser Alliser glielo ordina. E per quanto non tutti quanti sono convinti, alla fine quasi tutti accettano. Quasi tutti, perché c'è uno stronzo di nome Rust che se ne frega altamente. Lui dice che non gli importa nulla di questo Sam, anzi se Alliser torna gli dirà di colpirlo anche duramente, lui sarà felicissimo di farlo. E quella notte Jon con i suoi amici decide di andare a parlare con Rust, di convincerlo. Si porta anche Spettro. Questa cosa è molto mafiosa, sembra una puntata di Soprano. Diciamo, lo convincono con le cattive. Mi sembra, comunque un bastardo Rust. Sì, no, per carità. Non ho nulla da dire contro Jon in questo caso. E quindi, da quel momento in poi, nessuno più insultò Sam e durante i terrificanti addestramenti con la spada, perché Sam fa veramente schifo utilizzare la spada, nessuno infierì nonostante Alice stesse lì a guardare tutti quanti con schifo e sdegno. E alla fine, col passare delle settimane, Sam incomincia a parlare con le altre reclute, ad avvicinarsi a loro, fino ad arrivare a mangiare in mensa con loro, momento in cui Jon praticamente dice a Sam che loro non sono semplicemente i suoi amici, da quel momento in poi sarebbero stati i suoi fratelli. Quindi grande mega riunione di famiglia, vi viene da piangere, aiuto. Quindi chiudiamola qui con una nota nettamente positiva, capita raramente con i video di questo canale. Il 90% delle persone qua presenti in questa scena morirà di qui al prossimo libro, quindi... Vabbè, un saluto a tutti i guardiani della notte, anzi già dai prossimi capitoli, non subito però inizieranno a succedere cose brutte alla barriera, quindi rimanete sintonizzati per vedere come andranno a finire le magiche avventure di Jon, Sam e i Neverborn. Se non sapete di cosa stiamo parlando, recuperate il video, l'ultimo video che abbiamo pubblicato. Se volete aiutarci a sostenere il canale, mi piace e commenti sono sempre utilissimi, però potete farlo con una forza ancora maggiore cliccando in descrizione dove trovate dei link, tra cui Patreon, diventare veri e propri guardiani della notte, almeno per quanto riguarda questo canale, e sostenerci in questo progetto che... Tra l'altro non mi ricordo quando verrà pubblicato questo video, però più o meno 9 anni. Sì, più o meno... È più o meno il periodo del compleanno del canale. No, forse settimana prossima, se ho fatto bene i conti. Cioè i prossimi 2 video vengono pubblicati durante il 9° compleanno del canale, però sono 9 anni che vi rompiamo le scatole. Quindi... grazie mille a tutti anche per chi ci segue da tanto tempo. Poi ovviamente se volete avere voi un qualcosa direttamente a casa, tangibile come vantaggio e sostenere anche il canale, potete fare shopping su Pampri, quindi comprare magliette come queste che stiamo indossando in questo momento con codice sconto Stannis, contribuire economicamente al canale perché a noi ci arriva una piccolissima percentuale di guadagni e ovviamente voi avrete il 20% di cashback e un paio di calzi in omaggio su ogni vostro acquisto, quindi dateci sotto. Questo è veramente tutto ragazzi, ci vediamo ad un prossimo video. Valardo Eris.